Dopo aver definito la grandezza elettrica a resistenza, che abbiamo indicato con la lettera R e sappiamo essere misurata in ohm, è necessario definire un componente da utilizzare nei circuiti elettrici per rappresentare la grandezza fisica resistenza. Questo componente è il resistore, che può avere diverse forme. Noi utilizzeremo quella base del rettangolo accompagnato da una lettera, appunto, che solitamente sarà la lettera R, proprio per identificare il fatto che si tratta di un resistore. Quindi un resistore sarà ed è un componente che utilizzeremo negli schemi dei circuiti elettrici caratterizzato dal valore della resistenza R ad esso associata, espressa in ohm. Questo componente verrà utilizzato ogni volta che sarà necessario nei nostri circuiti identificare il comportamento resistivo di un componente o di un componente espressamente realizzato per ottenere quell'andamento oppure per simboleggiare il fatto che tutti i componenti elettrici reali che andremo a utilizzare nei circuiti avranno sempre una componente resistiva della quale, se ne vogliamo tenere conto, la dovremo identificare con un resistore che ne condensi il valore e che ci consenta di effettuare i calcoli nel circuito tenendone debitamente conto.